Quando Dunque, sei ti sei partito? fatto grande poi dopo quelle cose là, poi sei partito in guerra. Quanti anni tenevi quando sei partito in guerra? Io a 19 A 19 anni, ti hanno chiamato loro. Sì. E dove sei? 40. E in che armi sei andato? Io il nono reggimento fanteria. Nono. Nono reggimento fanteria. Nono reggimento fanteria. Divisione regina. Divisione regina. E a che paese sei andato? Io sono a prima, la resta, ma di te. Posso trasferirci in Africa? In Italia 20 giorni dove sei stato? A Barletta. A Barletta. E poi sei andato a finire? Sono trasferirci in Grecia, dalla Grecia sono trasferirci in E in Grecia dove sei andato? Atene, a Pireo. A Pireo, Atene, Pireo. E poi? Poi da là siamo stati un mese a Salonicco. A Salonicco. A 8 km dalla Turchia. Ma lì c'era già la guerra? O sì, c'era già la guerra. Cioè si combatteva? Si combatteva. Finito la Grecia, poi c'era la faccia dell'isola Egea. L'isola Egea. E là capo da fatta, là? Sempre la guerra. E quanto tempo sei stato lì? Da là, poi serviamo come da fare lo sbarco all'isola di Creta, Avete fatto lo sbarco? Sono tornata, la meta diceva che era l'undicesima armata. Chi? Io, ma c'è parte l'undicesima armata, il reggimento mio. E poi da là sono portati, siamo un fronte russo. Russi. Dove? Siamo portati proprio. Sono stati in Ucraina pochi giorni. Poi mentre stavamo, parlavano Odessa. Odessa, sì. Poi mi ha avuto attaccato. Da chi? Dei russi. Dei russi. E perché avevo attaccato? E perché Mussolini vuole la Mussolini della pizza? Perché? Perché Mussolini si è lavorato da pizza, aveva da me. E allora non c'era più qualcosa. Allora c'era uno sbandamento. I tedeschi erano tutti contro di noi. Perché voi l'avevate tradito i tedeschi? Io l'hanno tradito due fratelli. L'hanno tradito di Capuccioni. E ci hanno fatto così. Da là si porta in Romania. Dove? In Romania. E dove? A Burgas? No, Romania. A Costanza? Non mi pare che stiamo proprio sulla capitale, stiamo. Costanza. Siamo così, Romania. Costanza a Capdè. Da Romania. Allora siamo già bruciati dei russi. Poi c'erano i tedeschi. E perché vanno i tedeschi? Perché i tedeschi l'hanno cacciato, l'hanno manetta i russi. Eh sì. Poi da là siamo stati pizza, che era un punto strategico che facevo tra la Grecia e che russi. Shagubits. Salonicco. Shagubits. Io c'era Salonicco. E allora siamo brugiti, c'era sempre i tedeschi. Tedesca. Da quando imparavo che diciamo, l'armata tedesca c'era della Grecia, i russi stavano là, noi stavamo i russi. Da quando si faccano un po' quelli, i russi invece li abbandonano. Si vede perché per sotto i ponti dei russi. Quando loro sono arrivati, i tedeschi, a sto paese qua, hanno passato un ponte. E qua c'era il cimitero. E hanno obbligato, perché il Danubio non poteva fare, io ero da quello qua. Arrivavano da qua, ma la forza passava qua, i tedeschi. Passava un ponte. E sotto? Stavano i rossi che erano là, sotto. I rossi che hanno fatto là, prima che arrivarono i rossi. Hanno messo i muri? No. Hanno messo due cannoni nel cimitero, proprio da fronte, che come arrivavano i carabinieri rossi. L'undicesima armata, tutta l'armata c'era la sola. Cioè qui è davvero, non è la storia generale. No, è una storia reale, vero. Proprio in realtà. Stavo io, mi ammazzavo la morte, ma Manfredonia, Clemente sta là sempre, la stessa che la Samaria. Stavo parlando di una monda, ma stavo là, che è morto, con un freddo, un nipote questo qua, venne i magri per la Foggia. E va bene, dai. Vabbè, passa andare. Guidata. Michele Guidata, ce lo ricordo che fu. E fa, mi sono stato sotto a quattro ponti. E me i rossi, perché hanno fatto quando mi si No, i tedeschi hanno fatto un macello, perché i rossi avevano detto che era da loro, là, perché sapevano che era la Foggia. Ma quella, come è stato così? Lei induceva un pensante, faceva macerie, i carabinieri rossi, non si parla, fino a sbarazzare la strada. Cioè i tedeschi avevano nascosto i cannoni del 12 metri.
per passare al medaglio. E non hanno fatto passare nessuno. E noi no, proprio allora ho fatto un macello. Ma c'è un come non passare il tabacano? E lui ha dica se. Però sono muccetto per me. Sotto un po'. Sotto un po' dell'adresse. Quindi volavo da squagliere, lui gli diminuì non esiste. Io ho brucio di vermi, cioè. Non ne hai armi nel niente. E allora, quando in fondo di passare un gesto per me, sono passato a sparpire i tedeschi. E allora sono entrato di rossi. I russi. Poi da là si prende i russi e si porta da volte i romani. E dice in Italia, questi italiani ci arrivavano mai, non arrivava mai. Allora, nella base araba, loro questi tentaparazioni volentieri sono proprio russi nella base araba. Ci portate la base arabica. La base araba. Ci portate là. Per facevi il rosso, facevi il paese l'Italia. Che significa? Tra poco andando a casa, paese con tre, secondo un treno, andiamo a casa. Non so, c'è un mare di pro, sei, siamo un mondo, padre. Niente. Abbasta poi ci portava da una quartiernata a Taccaretta, dove andavamo di moschetta, andavamo di rosso, la prendi osato, Taccaretta e spalla. Andiamo, sì, andiamo. Basta, facevi una cosa. Poi c'ha parecchie ferite, alle gambe, alle gambe. Allora, da là, ci ha portato proprio tra la Russia e Romania. Tra Russia e Romania. Che c'era la fortezza. E dicevano dei paesi in Italia, poi in Italia con tre paesi. Eh sì, certo. E siete riusciti a tornare in Italia? E siamo arrivati a Odessa. Odessa, la bispuca non c'era Odessa. E state dicendo tutta storia? I pedocci. I pedocci. Ci dicevo proprio. Tu per sapere, io sono un razzo. Mi sposti che qua. Tutto un po' di pedocci. Ma sì, perché si ha solo pedocci. Ci facciamo le prendate. No, per stuzzavano. Facciamo le uova. Ci mettevano i vagoni, i valori. E ci portavano. Come le bestie, i vagoni, le carro bestie. Te ne mangi di bollino, di euro. Ghiacciato, perché quello si ghiacciava, allora loro vogliono essere salvati. Allora, la stazione, io tutto fermo, facendo sul dente, ma qui c'è un ciuffo di maschi, sì. Veramente, e aprevano, quando una femmina si apre un wagon, e dove stanno più cucciola che sì, facevano io, noi di Massetto, qui, un bodotto, avevo messo un bodotto dentro. E come dicevi di Massetto? Vorremmo bevolare. Sì, ma come dicevi in nero? In capo c'è la mia, rapevola. Sì, ma bevo. Faccio anche se... Ho detto, due un po'. Ma quando il gabinetto, mi dico, io, quando il bello mi scallava, tutto qua ti abbassimo qua, poi ci vanno di porcaria. Di porcaria. Siamo arrivati a Mosca. Proprio a Mosca. Sì, sì. Non posso mai scordare, quella la nostra, cantavo solo lì, il solo qui, io ho fatto un solzo lì, ma però il tempo sono napoletano. Un solo mio cantavo. Un solo, perché un solo, chiamo solzo. Solzo. La canzone è un solo mio. Un solo mio. E diciamo, noi andiamo a bere, quando dai potente, quindi fai, scusa. A me. Gli facciano scappare, si pare. Cagano il registro. E quando è morto, mi caevo da... Non fai soldi, sono passati per tre, mi sa lì. 5 giorni morto, a fianco a me. 5 giorni, 5, 6 giorni. Io accordi, io ammazzavo, e quindi ci mangiamo mangiare con me. Dopo che mi piace niente. Siamo in una stazione, ci hanno fatto di l'acqua. Volevamo la venire. La vedi, la andata per la mia vita, che ha messo la mia vita. Da Malatanda, ho fatto quella porcaria con me. Sotto l'acqua, lei non si muoveva. Siamo arrivati in Siberia. Siamo arrivati a dire che sono di grosse fabbriche di russe. Ma stanno le fabbriche nascoste che facevano le armi e tutto che... Là, quando furono attaccati dei tedeschi, i russi pigliarono tutti i fabbrici, ci buttarono in Siberia, fabbricarono carri armati a morire. Quella loro di Italia, tra Mosca e nei tontorni, quella qua, se non vedo là, insomma, ci hanno messo a dire là, io mi ha fatto dietro.
Quindi non vi hanno più non avete più fatto ritorno in Italia, no, ma siete eravate ancora prigionieri dei russi. Ho fatto portando 7 anni a Mosca. Come stiamo ancora tutti chiusi, senza bani, senza niente. Stalingrad. Sì, ho capito. Fabbrica. Vedevo dove fare, dove un front. Mi spaccetti, partevo di pure in Italia. Sì, perché là quello ritirava, quando i tedeschi attaccarono, loro si ritirarono con tutte le fabbriche. Io ho letto, ho visto nascere una cosa in televisione. Che i tedeschi devono restare ai porti di Mosca. Andrei a torno, pensando che a voi Mosca, poi sempre stavano lì. Allora Mosca, ma io ho scoperto la pelle lì, sicuro io. I soggiorni. Io mi sono mandato 60 e si è portato all'ospedale. Sì. Ma c'è un bel stavo di febbre, allora, tutti mettevamo gli occhi, e quelli lì, ti vincevano gustate da bacca, se non ci mettevano i prodotti a lì. Poi vedevo una ragazza da scupetta, da strazzare. Per luogo di vedovo. Una brisca, una brisca, un brisca. Che si usava per pulire i cavalli. Poi te la lavavano lo stesso. Poi te facevano la lavavano per tutto il anno. Ti sbarbavano per tutto il anno. Io la mettevo, facevo da te. Te la giocavo. E si portavano con me la nuova anno con lo spegliano per tutte le ragazze. Io stavo lì. Allora sto costi devo portare le 4 anni. Io sto, se buttavo la cena, stavo bene, se mi alzavo da qua, ma facevo la porta, un po' d'ora, se tutti per lì, e facevo sapere. Dice, beh, vieni da qua, dice, da cista, vieni da qua, non capisciamo niente, da cista. Caffè, dice, da cista, vediamo la mazzasca, dice, da cista, la scuola, la polizia. Io mi bevo questa, io lo buio, mi tengo a mangiare, io lo buio da portare, io mi tengo a mangiare. E dopo il periodo in ospedale, quando è stato meglio, dove, che cosa è successo? Dopo il periodo in ospedale? Dopo questo periodo in ospedale. Che cosa è successo? Cosa è successo? Dopo passare questo contamaggio, io stavo bene. E poi? E allora, io devo fare, perché ci sono rimasto ancora in ospedale. Allora, quindi quindi poi quindi fatica di femmine, cosa che gli fa Dio? Stava là a vedere, andava a dire Marugli, Mari Marusca, la chiama Marusca. Sto proprio in dischella, dice, c'è un cazzo bacino, mi dice, vuoi non la prendi, se una malata ci vuoi fare niente, quindi scrive questo mio per lui. Dice, io sono di fare niente. Ma lui sapeva tutto, sono buttato là, ci vedevi, che mi sta dottoressa, quindi si mette quindi cose di recce, si buttava, si buttava, e mi guardava a me. Poi mi ha perdito di qui, si è aperto la mano, ma si può scordare bella maglietta. La tavoletta, bene, mi sta a tavola. E guarda io. Otta a me, dice, cacco fa a me, dice, come ti chiamo? E lei dà il nome a cognome. Dice, hai che insultare? Dice, la scena viene qua. Dice, scendi io. Dice, Zabbera, io non stavo gli occhi. Zabbera sarebbe spugno. Come si fa? Giusto. Beh, mannaggia, devo capire. Ma non mi ha voluto lui. Mannaggia, infatti. Ho pagato. Ho pagato. Ho tanto mi dice, cacco l'avorto facevo di piano, allora mi chiede. E che contati, niente, sì, io vedevo forma, sportivo, pucciolato, che aveva anche la nostra, 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 Carosci, a te rispetto, Carosci. Dopo ho fatto tutte cose. E ma là che era un capo, non era niente. Dice, assiste all'ospedale. Devi rimanere in ospedale. Ci ha fatto pulizia all'ospedale. Da stavo buono. Ah. Parlavano i tedeschi. I tedeschi mi davano la morte. Stavo là avanti a vedere un tedesco dove andava a andare a capo, mi ha detto, buzzetta usata. Da centro di tedesca, tu sei usato. Con tu capi? Con tu capi. Ogni italiano, sì, o te io, quando ci vuole, io vado a dire, 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 a dire,